L'idea negativa della donna e dell'amore appartiene senza dubbio all'alto medioevo, in cui domina l'ideale ascetico della rinuncia ai piaceri materiali e della mortificazione del corpo. Per raggiungere la perfezione spirituale e la salvezza dell'anima è necessario rinunciare alla dimensione materiale dell'esistenza. Si viene a creare così una contrapposizione tra corpo e anima. Per conseguire la perfezione dell'anima bisogna mortificare i piaceri del corpo, le soddisfazioni materiali, il denaro, il successo. In tutto questo a farne le spese è soprattutto la donna. Infatti, in particolare nell'alto medioevo, il cristianesimo riprende e rinforza una tradizione misogina, cioè di odio verso la donna, che era già vivo nella cultura giudaica e greco-romana. Il peccato originale, che di per sé è un peccato di orgoglio intellettuale, di ribellione alla volontà di Dio, viene trasformato in un peccato di natura sessuale. Si impone cioè l'immagine della donna tentatrice che irretisce l'uomo e lo porta sulla strada del traviamento. La donna è la peggiore incarnazione del male. L'unica estranea a tutto ciò è Maria, madre e vergine, che viene esaltata proprio perché modello supremo di castità. Di riflesso, la Chiesa considera l'amore una passione negativa che allontana l'uomo dalla ragione e dalla virtù, una specie di malattia dei sensi che fatalmente sconvolge anche l'anima. La condizione ideale di vita cristiana è la castità. Le cose cambiano nel basso medioevo a partire dal XII secolo. Con l'avvento della cavalleria si diffonde nella Chiesa e diventa popolarissimo il culto di Maria. L'affermazione della letteratura in volgare mette in crisi l'egemonia del clero sulla cultura, cambia l'idea della donna e dell'amore. All'immagine della donna creata dal clero subentra quella creata dall'aristocrazia ed è un'immagine positiva non solo della donna, ma anche dell'amore. Nella concezione dell'amore cortese elaborata negli ambienti raffinati delle corti feudali del nord e del sud della Francia intorno al XII e al XIII secolo, l'amore è pienamente riabilitato sul piano fisico, passione e desiderio erotico non sono negati, anzi diventano fonte di virtù e morale. L'amore per una donna è uno strumento di raffinamento spirituale, anche se è in genere un amore illecito che si colloca al di fuori della sfera coniugale. L'amore vero è libero, disinteressato. Ad esso si ispirano le più celebri storie del Medioevo, la passione travolgente di Tristano e Isotta, la devozione assoluta di Lancillotto a Ginevra. Entrambe costituiscono un mito e un modello di comportamento. L'amore cortese idealizza la donna, che diviene mezzo di perfezionamento morale, ma non esclude la fisicità. Il corpo, nella lirica dei Trovatori, è qualcosa di bello e di desiderabile. La passione è vissuta senza conflitti con il sentimento religioso.